Ma, die Verena, die war recht, eigentlich kann man sagen, immer, die wollte immer im Freien spielen und viel in die Luft die Tage verbringen, die Stunden spielen, viel in der Luft, praktisch draußen verbringen. Und dann hat sie schon mit 3,5 Jahren hat sie angefangen zum Skifahren. Der Vater hat ihr, ein bisschen hat ihm der Vater das Skifahren zugebracht. Und dann hat sie, weil wir auch hier vorne, wir haben vor dem Haus die Piste, und dann hat sie einfach jeden Tag angefangen, immer mehr und mehr zum Skifahren und dann gleich auch mit dem Lift. Und das hat ihm so Spaß gemacht. Und dann ging sie halt jeden Tag rauf und runter, rauf und runter. Anstatt spielen ist sie Ski gefahren, kann man sagen. Und dann weiter, dann ist sie auch, dann praktisch mit 5 Jahren ist sie im Skikurs gegangen, besucht, hat sie einen Skikurs gemacht. Und dann wurde sie auch schnell in dem, praktisch, sie hat auch dort gewonnen, so, dann haben sie Rennen gemacht und dann kam sie auch Erste, Zweite und so, und dann ist sie, haben sie sie eingenommen, dann ist sie praktisch, dann hat sie den, wie sagt man, Skiclub, dann hat sie den Skiclub besucht und dann ist sie immer mehr und mehr Ski gefahren mit dem Skiclub, 2-3 Mal in der Woche. Und so ging das immer weiter. Sie sich, ja, und jetzt ist aus dem Spaß ist ja das eine Arbeit geworden. Ja, praktisch aus dem Spaß, ja, ist eine Arbeit geworden. Und sie auch, musste auch immer die Samstage und Sonntag immer früh aufstehen. Um 5 Uhr mussten die früh aufstehen und Rennen machen. Da mussten wir sie hinfahren, zum, praktisch wo das Rennen stattgefunden hat. Aber sie hat sich nie gesagt, sie hat nie gesagt, das ist so früh zum Aufstehen. Sie hat nie praktisch gejammert oder so, oh, ich muss so früh aufstehen. Sie hat das immer mit Spaß gemacht. Hat die Verena Schule und Sport gut kombiniert? Ja, das hat sie sehr gut kombiniert. Sie ist dann jeden Tag Schule und dann noch Training gegangen. Ja. Und sie ist jetzt eine sehr gute Sportlerin geworden. Und heuer hat sie auch die Olympiade mitgemacht. Was wollen Sie der Verena sagen? Ma, das, wir waren sehr froh, dass die Verena nach Sochi gehen konnte. Und sie auch so im Fernsehen ja. zu sehen. Das hat uns sehr glücklich auch gemacht. Und das ist auch für die ganze Familie. Ja, für die ganze Familie. Ja, das war schon immer eine große Spannung. Ja, und sie hatte auch einen guten Resultat. Ja. Und in der Zukunft, was erwarten Sie sich von der Verena? Ja, wir erwarten, dass das alles noch gut geht und dass sie auch immer sehr gute Resultate bringt beim Skifahren. Dankeschön. There was a time I used to look into my father's eyes. In a happy home I was a king, I had a golden throne. Those days are gone, now the memories on the wall. I hear the songs from the places where I was born. Upon a hill across the blue lake, that's where I had my first heartbreak. I still remember how it all changed. My father said, don't you worry, child. See, heaven's got a plan for you. Don't you worry. Per averci concesso questa intervista e dopo aver raggiunto un livello così alto e essere andata dalle Olimpiadi, vorremmo chiederti quante volte ti alleni settimanalmente.
Ma io settimanalmente d'estate mi alleno sempre 2 volte al giorno, più o meno 2 ore per seduta, e poi quando si inizia con gli allenamenti sciistici, si fa la mattina generalmente, ci si sveglia verso le 7 e poi si rientra per pranzo e pomeriggio poi facciamo una seduta di preparazione atletica. E diciamo gli allenamenti sciistici più importanti sono quelli in Argentina. Facciamo sempre un ciclo di 1 mese giù in Argentina a settembre, e poi si rientra per sciare sui nostri ghiacciai e poi per andare in Nord America. Quindi da questa passione è diventato il tuo lavoro e anche la tua vita. Come ti sei sentita ad aver realizzato il tuo sogno? Ma sì, la cosa più bella sicuramente è far diventare la passione la mia professione. Tutto è nato qua a casa mia, sulle piste a 3 anni e mezzo, quando ho iniziato a sciare, poi le prime gare verso i 6-7 anni, poi verso i 15 anni sicuramente volevo anche andare a scuola ed è diventato un impegno più grosso, però ho visto che sono a buoni livelli e dopo la scuola poi ho deciso di fare la sciatrice, e sicuramente poi raggiungere un livello a livello olimpionico è stato un sogno, tanto lavoro, e sicuramente è una cosa molto bella che dà soddisfazione, perché alla fine tu lavori e lavori e i risultati è giusto che vengano prima o poi. È la cosa più bella quando arrivi all'arrivo e vedi che sei andata bene. E quali sono i tuoi obiettivi per il futuro? Ma sicuramente agganciare alla forma che ho momentaneamente, e io ho ancora un po' di gare adesso da fare di Coppa del Mondo e vorrei finire con dei buoni risultati e da lì si riparte per la stagione prossima. Sicuramente migliorare ancora un po', perché ho visto che posso essere tra le prime e cercherò di esserlo più frequentemente. E come ti prepari per ogni gara, fisicamente ma anche mentalmente? Ma sicuramente fisicamente la base si fa d'estate in autunno, quindi la cosa più importante è prepararsi mentalmente. Avere una certa tensione è giusto e non averne troppa, in modo che si trasformi in nervosità. Quindi si deve cercare di tenere sempre un buon ritmo, di essere sempre concentrati e cercare serenità. Comunque in ogni situazione si deve avere la mente libera, in modo che quando si è alla partenza si parte senza pensare troppo e concentrati su ciò che si deve fare. E oltre allo sci, hai mai pensato di provare lo snowboard? No, lo snowboard non l'ho mai provato, non è uno sport che mi attira più di tanto, però diciamo alle Olimpiadi lo guardavo ed era interessante da vedere, però io rimarrò sui due sci. E oltre all'alpinismo, ti piacerebbe provare anche a fare le acrobazie? Sono un po' troppo vecchia per farlo. Sicuramente è una cosa molto bella che sta venendo su molto bene, è una cosa che va fatta da piccolo e si impara da piccolo. E no, io personalmente adesso non avrei più coraggio di farlo. Grazie Grazie a voi. Ah, ok. Where there is a flame, someone's bound to get burned. But just because
ricordo più bello che hai di Sochi? Ma sicuramente la cerimonia di apertura, tutta la gente sta lì davanti al televisore a vedere chi entra, quali nazioni entrano, e io ho avuto l'occasione di poter essere lì presente, e quella è stata un'emozione molto grande, forse la più bella. E sicuramente una bella cosa, interessante anche che i giochi si svolgono senza sponsor, e vuol dire che, cioè, fa significare che l'importante è lo spirito olimpico e non tanto il ritorno economico. E a proposito di sponsor, ti hanno aiutato molto nella tua carriera? Ma devo dire che trovare uno sponsor al giorno d'oggi è molto difficile, perché anche le ditte sono in crisi e devi trovare chi è appassionato anche allo sport e chi ha veramente interesse per darti una mano, e devo dire che a livello di materiali mi hanno dato un grosso contributo, a livello di sponsor personali più o meno, cioè si deve anche avere un po' la fortuna di trovare qualcuno che sia interessato. Grazie mille. Grazie. When the days are cold and the cards all fold and the saints we see are all made of gold when you dream. Volevo sempre ringraziare la mia famiglia, che mi è sempre stata molto vicina. Mia mamma ha sempre tifato per me e mi ha sempre sostenuta, e grazie a loro sono riuscita a raggiungere grandi soddisfazioni.